Zombie apocalypse. Ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video di Criccio. Scusate, stavo girando perché non vorrei che mia nonna mi vedesse così, nel senso mezza agitata, però vabbè, agitata, perché magari non si capiscono bene le parole, però vabbè. Allora, sto registrando questo video di domenica, quindi non so se lo vedrete oggi o domani. Comunque questo video è girato con la telecamera posteriore del telefono, come mi è stato richiesto e consigliato da alcune mie amiche di YouTube. Allora, come state? Spero bene. Oggi è appunto domenica. Cos'è oggi? Domenica? Non mi ricordo, comunque non importa. Sto registrando in camera mia, come vedete sempre. Volevo mettere una luce o qua, ma non ho avuto il tempo e il modo di farlo. Non ho avuto il tempo e la voglia, quindi sto registrando di spalle. Lo so che non è bello perché la luce arriva di qua ed è fastidiosa. Era, prendetemi così come sono. L'importante è che si veda bene il video. Adesso controllo perché ho la mania di controllare. Sì, sta registrando. Mia fortuna, ops, stavo anche per rompere il telefono, non è il caso, e niente, quindi ora li metto qua perché non voglio che si veda tutto il casino che c'è alle spalle, ma vabbè, dettagli. E dunque, allora, come prima cosa, cosa volevo dirvi? Sto finendo un sacco di prodotti beauty, ma anche della casa. Uno già ve lo faccio vedere per così in questo video che vi introduco anche questo. E sto finendo questo qua della Texal da 700 mm di prodotto. Ed è buonissimo, promozione fantastica. Ora io non l'ho sostituita con l'Enor della pubblicità di Hilary Blasi. Ha un odore questo meraviglioso. Non è da me neanche l'Enor. Però anche questo ha la sua bella porca figura, questo della Dexal, un po' stucchevoluccio, ma non più di tanto, e vabbè, e niente. Quindi ragazze, che dirvi di bello? Oggi mi ha preso la santa messa da casa, come faccio sempre, perché sono anni or sono, qualche volta vado in chiesa, qualche volta, una volta di papa, vado in chiesa, però... non sempre più vado in chiesa, vabbè, ci credo in Dio, però come ho detto in un altro video frequento poco la chiesa, non so se l'ho detto, se non l'ho detto lo dico adesso, però amo sempre il nostro Signore, è vero. Ho anche delle pecche come tutti gli esseri umani, come tutti i peccatori di questo mondo, ma cerco di comportarmi bene, anche se a volte non riesco, ma faccio anche io qualcosa nel mio piccolo, anche se fatto male tante volte, ma poi chiedo scusa. Non sempre è possibile chiedere scusa, perché dipende dalla situazione in cui sei. No comment, vabbè, niente. Non era riferito a nulla di che questo discorso, era un discorso tanto per parlare un po' con voi, e nulla. Oggi mi ho messo per fare altri video che poi non ho ancora pubblicato, forse li cancello e lo rifarò. Mi stavo rimettendo questo, ma poi ho messo un altro rossetto e vi faccio rivedere che ho messo di nuovo questo. Mi stavo mettendo il white, ma poi ho messo questo, che era bello, non so cosa si possa vedere. Labello della Valentina Ferragni, ed è bellissimo, mi piace un mondo. Fa le labbra belle colorate, tra il colorato e il trasparente. Scusate se mi stavo un po' impappinando, però vedendo di fare il video con la telecamera al contrario mi trovo un po' spaesata, non so se si capisce, però sono spaesata.
Pian piano mi ci abituerò e non lo so quando, per quanto. Comunque, vabbè, niente. Quindi, sperando che voi questo video, appunto, vi faccia tanta compagnia, che mi vediate bella, come si può dire, pulita e nitida nei video, nel senso che il mio video non sia troppo, né troppo opaco, né troppo, sì, spento, opaco, come lo volete chiamare voi, ma è importante che mi vediate bene e lucidi. Lucida il video, voglio dire, non a me, vabbè, questo era frattanteso, comunque, che si senta e si veda bene il video. Non ho messo il microfono, ragazze, perché col microfono è una schifezza unica, fa schifo, non posso dirlo, ma è la verità, si sente male, l'ho provato anche nell'altro video che stavo registrando e montando, poi nel montaggio ho sentito che era un floppone enorme. Cosa ho fatto? Ho preso, ho cancellato il video e lo sto rifacendo. Però stavolta lo rifaccio in una maniera diversa, con un discorso diverso da quello che ho fatto prima. Innanzitutto, volevo dirvi che ieri, appunto, mi ho guardato tanti video su YouTube e poi ho cominciato a guardare video sui consigli di come fare video ben fatti su YouTube, ma io non ci cavo mai un ragno dal buco. E vabbè, dettagli. Che dire, non è semplice fare video fatti, come si suol dire, a regola d'arte, doc, perfetti, ma non è neanche facile, non è, non facile, non è neanche difficile cercare di capire l'argomento a cui trarre fuori. Voi direte che c'entra l'argomento con i video. Beh, il contenuto, se non c'è un argomento proprio bello, preso, preciso, fatto. Non dico che come se fosse in televisione, però voi direte adesso, ma che c'entra? C'entra. Voi direte, ma sì, c'entra perché anche in televisione uno può parlare col copione o senza, però vabbè, ci siamo capiti, no? Mentre su YouTube uno deve avere documentazione di ciò che dice o farsi qualche scalettina, perché non è semplice, ragazzi. Scusate, mi voglio riguardare. Si sta registrando perché voglio evitare che non si senta una mazza. Si sta ancora registrando, per mia fortuna. Aspetta un secondo, ok. Non lo voglio far cadere sto telefono, benissimo. Ho messo le mani nel telefono, sì, nel microfono, pardon. Allora, vi stavo dicendo praticamente che in tutti questi giorni è stato un po' complicato riprendere tutte le cose, nel senso fare un sacco di video, per il semplice motivo che non avevo argomenti, non avevo idee. Comunque le idee piano piano mi stanno venendo tutte. È bello quando registrarle, in che momento registrarle, perché non ho sempre tempo. Devo dire la verità, anche se voi mi lincerete, fatelo pure, non mi interessa, ma è la verità. Non avevo voglia, non avevo voglia, e come suol dire, non ho voluto registrare, ho registrato, mi vedete che sto registrando, ieri non ho avuto voglia, quindi infatti ieri ho fatto due video, no ieri, avanti ieri ho fatto due video e l'ho pubblicati tutti e due nello stesso momento di ieri, quindi top, questa cosa mi è piaciuta molto, vedo che avete apprezzato molto i miei discorsi di ieri, cioè i miei video che ho pubblicato ieri perché li ho registrati avanti ieri, quindi top. E niente, avanti o l'altro io, vabbè, ci siamo capiti, penso. Non erano pubblicati ieri, ma erano registrati prima di ieri, cioè l'altro ieri ancora. Quindi penso che sia spiegata bene, più che spiegata abbastanza bene. Perché se no, vabbè, non so proprio come altro, non so come altro dirvelo, comunque penso che mi abbiate capito abbastanza. Allora, ho lavato i pennelli e sono da mo' senza usarne manco uno. Aspettate che sposto questo qua perché non ci fa niente. Intanto ho finito anche questo qua della Vidal, che è il mio preferito si fa per dire perché c'è anche una al cocco che non ho ancora comprato. O forse sì, non ricordo. Comunque, vado alle ciance, ciancio le bande, camellia e ambra. Ecco qua. Profumazione paradisiaca. Se riesco ad aprirlo. Brava, cos'è questo profumo di schiuma? È buonissimo. Ciao. Poi, cos'altro dirvi? Ah,
Vabbè, a parte che ho fatto tutte queste cose, vabbè, sono dettagli, come vi diceva la Lalix, una youtuber che ogni tanto guardo, anche ieri stamattina stavo guardando anche lei Lalix. Vabbè, metterò il link o nel titolo, se dipende dal titolo che metto in questo video, o anche nella descrizione, perché non metterò altro niente, metterò poche parole nella descrizione e poi il link al canale diretto, solo per farvi un po' vedere la youtuber in questione che mi piace tanto, che veramente è il top del top. Vabbè, siete tutte top, non vi toglie nulla nessuno, non trovo nulla nessuno, siete tutte fantastiche. E anche la Lalix lo è, anche se non so se la mette, per esempio, chi è, però non so se mettervi da questa parte qui o da questa parte la pagina del suo canale YouTube o un video, no, penso che metterò più che altro il link e basta, perché non voglio fare il copyright, non si sa mai, perché quando un canale non è tuo non è che puoi fare chissà quali stupidaggini, quindi metto il link e faccio prima, perché non so se posso, quindi anche no, grazie. E quindi niente ragazze, allora stavo dicendo, lavate i miei pennelli che sono questi qui. Allora, alcuni sono zuzzi e altri sono da lavare, anzi sono già lavati, devo dire la verità. Questo qua che lo sto usando in continuazione extra, bel buono e fa il suo bel lavoro. E poi c'è questo che lo utilizzo quasi sempre nei miei video, ed è questo qua, tutti da Pink Panda l'ho presi. E sono bellissimi, li adoro. Questo lo uso per la terra e l'altro per il blush. Poi c'è questo qui che lo uso, preso da dove? Da Sephora, tanti tanti anni fa, tanti. Sarà stata nel 2029, sì, 20, cosa sto dicendo? Nel 2021 o nel 2019? Forse nel 2019, non mi ricordo, vabbè, poca importanza. Comunque, sta il fatto che questo qui è da sfumatura e l'altro è lingua di gatto. È pulitissimo, perché è pulitissimo. Aspettate, sì, è pulito. Quindi vedete, non c'è nulla, non sgancia, non fa nessuna macchia. Ho sentito dire da una youtuber napoletana, sgancia, che vuol dire non scambia, non coso, non si, non, non, non è sporco, perché è pulito, come si vuol dire. Anzi, non è che non sgancia, non scambia, che vuol dire non si trasferisce, così quello. Scusate se ogni tanto utilizzo che verbo strano, ma perché mi vengono tante di quelle cose da dire, strane, curiose, ma vabbè, come so dire, come dico anche io mille volte, dettagli, vabbè, non commento. E niente, quindi sì, mi sta piacendo molto fare questi video chiacchiericci, video vlog, non so quando li farò. E se li farò, perché al momento sono un po' bloccata nel modo di farli. Non so, devo ancora vedere come impostare i video vlog, non so neanche io come partire. Boh, come si dice qui in Sardegna? La zaparaida, come va? La zaparaida, come va? Boh, la mia capo, l'ume capo, come va? È un modo di dire per dire. Lo saprà la mia testolina cosa sparavicchiola, cosa dice la mia testa. Mi dirà la testolina cosa farà o cosa dovrò fare. E questo è un detto, vabbè, un detto sardo, che si dice tante volte qui in appunto qui in Sardegna. E niente. Quindi, ho riempito questo, come direte, che cosa cavolo hai fatto? Niente, ho riempito questo qui, che ce n'è 30 ml di prodotto, che era uno spray per occhiali, ed è uno spray per occhiali, ha finito il prodotto degli occhiali e al posto del vero prodotto sto utilizzando quello per pulire i vetri. Non è la stessa cosa, perché vabbè, dettagli. Comunque lo sto utilizzando perché mi sto trovando bene, non mi brucia gli occhi, non fa nulla, perché non lo utilizzo sugli occhi, guai, non si fa. Però lo metto qua, aspettate, lo metto qua sopra. Ta, ta, ta. E pulisco gli occhiali, non lo faccio addosso a me. Prendo gli occhiali, pulisco gli occhiali e poi me li rimetto, proprio pulendoli bene, senza lasciare nessuna traccia di questo, ok? E niente. Mentre quando faccio
Dico, le pulizie per gli occhi le lavo sotto l'acqua con appunto con l'acqua e col sapone, perché da me donano pulizia. Se non erro, quando mi lavo venduti mi ha detto lavali con l'acqua e sarà che con l'acqua e sapone vanno bene. Io non credo tanto, ma vabbè, lascio un pedro che meglio. Aspettate che riguardo, che voglio vedere un po' una cosa. Sì, scusate ragazza, ho la batteria quasi scarica e mi sembrava strano. Quindi tra poco vi saluto perché ho la batteria scarica e perdonatemi se sto continuando a parlare a vuoto, ma io sono fatta così, se non parlo troppo non sono contenta. Comunque niente ragazzi, io adesso vi saluto, non so cosa stavo dicendo adesso, ma non importa. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto, un bacio. Ah, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, mettete un bel like di sostenere, per sostenermi, scusate, commentate e attivate la campanella sempre se vi va e seguitemi su TikTok che vedo che stanno arrivando un sacco di non adesso perché non vedo nulla, che c'è la telecamera posteriore, però quando giro il telefono vedo che mi arrivano un sacco di segui su TikTok. Mi sembra anche su Instagram, Facebook pochissimi, ma meglio pochi ma buoni. Comunque, ciao, a presto, un bacio. Aspettate un secondo che qua non voglio che... Oppla. Ciao ragazzi, a presto.